Una nuova maxi operazione della Guardia di Finanza ha portato oggi a indagare 84 persone in 5 regioni italiane. I reati contestati vanno dall'immigrazione clandestina alla falsità ideologica nel rilascio dei rinnovi di permessi di soggiorno. L'operazione, denominata Colletti Bianchi, ha coinvolto professionisti, imprenditori e cittadini cinesi e italiani, la maggior parte dei quali residenti nella provincia di Prato. Oltre alla Toscana, infatti, le regioni interessate dalla retata condotta dalle Fiamme Gialle sono state Veneto, Lombardia, Campania e Marche, ma proprio la città laniera sembra ospitasse il quartier generale della banda criminosa. Tra i reati contestati dalla procura anche associazione a delinquere a induzione in errore dell'ufficio immigrazione. Oltre 400 i militari messi in campo dalla Guardia di Finanza, in particolar modo dalla tenenza di Prato, che hanno condotto a 34 misure cautelari, di cui 3 in carcere, 12 arresti domiciliari e 19 misure interdittive della libertà personale emesse dal GIP del Tribunale di Prato. A finire in carcere sono stati un commercialista e un consulente del lavoro, entrambi italiani, oltre a un cittadino cinese. 2 sono stati arrestati a Prato e il terzo in Veneto. Secondo quanto si apprende, i 3 rappresentavano il vertice di una banda criminale che attraverso falsi permessi di soggiorno e rinnovi, insieme a buste paga fittizie ed altra documentazione contraffatta, riuscivano a far avere ad immigrati per lo più cinesi falsi permessi di soggiorno. Per il governatore della Toscana Enrico Rossi, la rotta è stata invertita a partire dal dicembre 2013, quando avvenne la strage al Teresa Moda di Prato, in cui morirono 7 operai cinesi. Da allora, dice Rossi, è stato rafforzato l'impegno nella prevenzione e nel controllo delle attività orientali in Toscana. Non devono esistere zone franche, i diritti dei lavoratori sono al centro della nostra politica, ha concluso poi il governatore, ed è per questo che oggi plaudo all'iniziativa della Procura di Prato e della Guardia di Finanza, che con la loro attività di repressione ci consentono di lavorare meglio affinché emerga dall'illegalità il valore di un'economia sommersa che l'IRPET stima girarsi intorno al 1 miliardo di euro l'anno. Insulti, persecuzioni e a volte minacce sono i volti del cyberbullismo che passa attraverso chat, sms e social network e contro cui la Polizia di Stato e l'ospedale pediatrico Meyer hanno siglato un protocollo di intesa a Firenze in un teatro Niccolini gremito di ragazzi. L'accordo, firmato dal direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato Roberto Sgalla e dal direttore generale del Meyer Alberto Zanobini, contiene una serie di regole per la prevenzione del cyberbullismo e per la formazione rivolta ai giovani pazienti dell'ospedale pediatrico Meyer. Obiettivo: insegnare loro come si usano in modo corretto gli strumenti informatici. Non dobbiamo criminalizzarli perché sono una fonte enorme di conoscenza, di socializzazione, di cultura, però dobbiamo richiamare tutti a un uso responsabile. L'insidia nascosta dietro al cyberbullismo è che quasi mai i ragazzi che ne sono vittime ne parlano, con la conseguenza che genitori e insegnanti restano all'oscuro dei loro problemi e i casi registrati sono sempre di più. Negli ultimi anni sono più di 300, quasi 400, insomma, 385, un numero così, grosso modo. E grosso modo abbiamo circa 85-90 casi all'anno. La firma del patto è stata accompagnata dalla proiezione del docufilm Cuori Connessi su fatti di cyberbullismo realmente accaduti. Una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Tu da che parte stai? Indosso un fiore e prendi posizione. Questo il titolo dell'iniziativa realizzata dall'Associazione Artemisia con il patrocinio del Comune di Firenze e il sostegno di alcune grandi aziende come Toscana Aeroporti, che ha come simbolo una spilla a forma di fiore che fino al 25 novembre sarà in vendita nell'ambito degli eventi messi in campo in occasione della campagna. Il ricavato delle vendite sarà poi devoluto al Centro Antiviolenza Artemisia di Firenze. Teresa Bruno, presidente del centro, ha parlato dell'impegno verso un cambiamento culturale. Il punto è che questa minimizzazione fa sì che noi non abbiamo una percezione, una comprensione dell'impatto che poi questo tipo di relazioni ha nella nostra società civile, nella nostra economia, io direi, perché la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, la partecipazione delle donne nei ruoli decisionali è una cosa importante rispetto al progresso dell'umanità. Per cui quando parliamo di violenza non stiamo parlando solo di violenza. Presente alla conferenza anche Federico Barraco di Toscana Aeroporti, uno dei promotori dell'iniziativa. Da tempo, purtroppo, dopo aver vissuto, essere stati sfiorati da una tragedia che ci ha portato via una nostra collega. Insieme ai genitori della nostra collega abbiamo deciso che era il momento di fare qualcosa attivamente. E così abbiamo messo in piedi un progetto, un protocollo per la nostra azienda, per sviluppare questa tematica dentro l'azienda, per sviluppare la consapevolezza, soprattutto per quello che la mamma di Michela ci ha sempre detto: insegnare e imparare a leggere i segnali.